Il segreto anticipazioni, Matias e Beatriz diventano amanti, Camilla perdona davvero Hernando? Puntata davvero da non perdere, quella del segreto in onda il 31 gennaio 2018 in prima serata. Che cosa succederà in questo appuntamento su Canale 5? Ne vedremo davvero delle belle e non ci resta che raccontarvi tutti i dettagli con la trama e le anticipazioni per la puntata di oggi. Che cosa succederà tra Beatriz e Matias? I due diventeranno amanti? E Camilla perdonerà davvero suo marito dopo quello che è successo con Lucia? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni, eccole per voi. Il segreto anticipazioni prima serata 31 gennaio 2018, la puntata del mercoledì sera Fe tenta di evitare che Mauricio si sposi, ma invano. Non bastano le attenzioni della donna e la sua dichiarazione d'amore, ormai il dado è tratto. Il capomastro, seppur malvolentieri, firma il contratto di matrimonio. Adela è partita, ma torna subito, perché si è resa conto dell'amore che prova per Carmelo. Lucia dice che Belen si trova a Cuba, e tentando di fuggire colpisce Camilla. Nessuno sa se se ne sia andata davvero, ma Nicola si informa tra i macchinisti in stazione e la conferma che la ragazza è partita per Madrid. Matias e Beatriz si incontrano casualmente nell'or prato delle more selvatiche e si convincono che sia un segnale, forse dovrebbero stare insieme. Intanto, Perfetto è diventato un esattore delle imposte spietato, grazie alle lezioni di Onesimo e alla presenza di Dolores. Adela e Carmelo sono finalmente felici, dopo la decisione della maestra del paese di ritornare a Puente Viejo. Severo va su tutte le furie e attacca Francisca dicendole che vuole riavere tutto quello che gli appartiene. Nel frattempo Hernando prova in tutti i modi a riavvicinarsi a Camilla, ma lei si mostra distaccata e fredda. Non riesce a superare il tradimento di suo marito. A quanto pare la donna ha solo accettato di perdonare suo marito per far sì che Lucia se ne andasse per sempre dalle loro vite, ma i suoi sentimenti non sono gli stessi. Adela ha deciso di continuare a convivere con Carmelo e di vivere la sua storia d'amore senza legami. Beatriz non riesce a smettere di pensare a Matias e decide di scrivergli una lettera. Marcella cerca in tutti i modi di farsi voler bene e di essere disponibile, ma purtroppo è un po' goffa e questo porta a delle lamentele da parte dei clienti. Matias e Beatriz si concedono un angolo di passione e per la prima volta fanno l'amore. I due capiscono che si sono sempre amati e che questo sentimento non può essere cancellato. Quando torna a casa Matias deve però fare i conti con Marcella, che si dimostra moglie devota e molto attenta. Il ragazzo inizierà a vivere dei tormenti che difficilmente potranno guarire.